grazie da parte mia di essere qui. Io comincio subito con una serie di scuse anticipate. Allora, tanto per cominciare, il tema è molto vasto, come è stato detto, quindi io mi limiterò a una serie di spunti che toccheranno alcune o quasi tutte le dimensioni che sono state accennate. In secondo luogo, io non sono studioso di Unione Europea, quindi parlo di Unione Europea, ma non mi sono mai occupato specificamente di Unione Europea. Mi sono occupato di Europa, sì, ma non dell'istituzione europea, anche se naturalmente l'ho incontrata più volte, poi per ultimo naturalmente non sono storico, ma anche questo è già stato detto. Io mi limiterò a un tema che in realtà è un gruppo di temi. Questa crisi, la crisi che è scoppiata nel 2007-2008, è una crisi della quale noi non conosciamo ancora l'esito, non conosciamo l'esito né a livello globale né a livello regionale. Ma alcune cose questa crisi ce le ha già dette. In modo particolare questa crisi, come tutte le crisi, ha già avuto un effetto rivelatore, cioè ci ha ricordato alcune cose che in realtà c'erano già, ne ha amplificate altre e probabilmente ci ha consentito una conoscenza del fenomeno di integrazione europeo, ma più in generale del posto dell'Europa nel sistema internazionale, che prima della crisi era quantomeno meno evidente. Allora questo è il primo punto. Io credo che prima di guardare dentro l'Europa, prima di guardare alle relazioni tra gli Stati europei e alle relazioni tra tutti gli attori politici e economici interni all'Europa, per comprendere la portata di questa crisi, noi dobbiamo guardare il posto che l'Europa ha oggi nel sistema internazionale. Perché la crisi ci ha rivelato, prima di tutto, la cosa più importante, di gran lunga la cosa più importante dell'ultimo secolo, e cioè che l'Unione Europea eredita un processo di continuo declassamento dell'Europa nel sistema internazionale. Non ci sono dubbi che quando gli storici scriveranno la storia delle relazioni internazionali del Novecento, l'accento non sarà posto sulla guerra fredda, probabilmente l'accento non sarà posto neppure sulla rivoluzione bolscevica e su tutti i grandi conflitti ideologici che l'hanno accompagnata. Dal punto di vista della storia delle relazioni internazionali, il punto fondamentale del Novecento è la fine della centralità europea e il riflusso in generale dell'impatto occidentale sul resto del mondo. E questa grande crisi nella quale siamo immersi ci dice prima di tutto a che punto siamo di questa crisi della centralità, e probabilmente noi siamo davvero al punto culminante della crisi della centralità europea. Perché questa crisi ha avuto una serie di stadi diversi, ha avuto una serie di impatti diversi, e con ogni probabilità la fine vera e propria della centralità europea avviene soltanto adesso. Di fine della centralità, o comunque di crisi della centralità europea, si comincia a parlare tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, lo sapete, per mille ragioni, perché cominciano a profilarsi delle potenze non europee o non interamente europee, perché cominciano a scricchiolare naturalmente gli imperi coloniali europei, perché l'Europa perde, solo in parte, ma perde una parte della propria fiducia. Ma il nostro luogo comune sulla fine della centralità europea nella politica internazionale è quello secondo il quale l'Europa avrebbe distrutto la propria centralità nel corso delle due guerre mondiali. Il nostro luogo comune è l'idea che l'Europa sostanzialmente finisce di essere centrale nella politica internazionale nel 1945, e entro certi limiti, ma soltanto entro certi limiti, questo luogo comune è realistico. Perché che cosa perde effettivamente nel 1945 l'Europa del 1930? Non tutto, perde la cosa più importante. L'Europa dopo le due guerre mondiali smette di essere il centro di irradiazione del sistema internazionale. Fino a subito prima l'Europa era centro di irradiazione nel senso che dall'Europa si irradiavano i conflitti, dall'Europa si irradiavano le istituzioni, dall'Europa si irradiavano anche i grandi linguaggi del conflitto. I linguaggi del conflitto ideologico del Novecento sono ancora linguaggi in toto europei. E se non che se guardiamo bene, e oggi noi lo vediamo benissimo, molto meglio di quanto lo vedessimo 30 anni fa, l'Europa conservò un altro pezzo della propria centralità anche dopo il 1945. Perché sebbene nel 1945 l'Europa abbia perso in via definitiva il
proprio ruolo di centro di irradiazione della politica internazionale. E dal 1945 al 1990, anzi come vedremo tra poco, dal 1945 al 2000, l'Europa è rimasta comunque il posto più importante. L'Europa è rimasta centrale non più per determinazione propria, ma per determinazione altrui. L'Europa era indubitabilmente al centro del calcolo strategico della guerra fredda. L'Europa non era un teatro tra i tanti teatri della guerra fredda. L'Europa era chiaramente il teatro principale della guerra fredda. Dal 1945 in poi è stato chiaro a tutti che la guerra fredda si sarebbe giocata soprattutto in Europa, ma soprattutto si sarebbe vinta in Europa. E il 1990 ci ha dimostrato che quella percezione dell'Europa come teatro principale è una percezione accurata. La guerra fredda è finita con la catastrofe europea del Patto di Varsavia. L'Europa era indubitabilmente al centro dei calcoli strategici americani. Non c'era semplicemente un'alleanza tra Europa e Stati Uniti, c'era un'alleanza, la NATO, che era fondata non solo su una comunanza di valori, come retoricamente veniva affermata, come in parte era anche vero, ma l'alleanza tra Stati Uniti ed Europa era centrata anche su una fortissima comunanza di interessi, e cioè sul riconoscimento da una parte e dall'altra dell'Atlantico che il continente europeo restava il pezzo più importante del sistema internazionale. Questo in qualche misura è stato vero anche nel primo decennio dopo guerra fredda, gli anni 90. E non è affatto casuale che nel primo decennio degli anni 90 l'Europa abbia conservato questo residuo di centralità. Perché per la stessa ragione per la quale l'Europa era stato il teatro principale della guerra fredda, l'Europa è stato anche il teatro principale del dopo guerra fredda. E potremmo dire che le rovine del muro di Berlino sono prima di tutto cadute sul continente europeo. Tutte le grandi crisi degli anni 90 sono state in buona parte crisi europee. E questa è una delle ragioni per le quali l'opinione pubblica, i commentatori, gli stessi politici europei guardano con tanta nostalgia all'America di Clinton. L'America di Clinton scelse ancora l'Europa come proprio luogo di investimento principale dal punto di vista economico, dal punto di vista diplomatico, e perché no, anche dal punto di vista militare. Le cose sono cambiate subito dopo. Io continuo a dirlo anche quando parlo di politica estera-americana, io credo che questa sia la vera ragione per la quale gli europei hanno trovato immediatamente insopportabile l'amministrazione Bush, anche prima della guerra contro l'Iraq. Perché l'amministrazione Bush, anche prima della guerra contro l'Iraq, disse una cosa che per nostra sfortuna non era il prodotto di una idiosincrasia ideologica di quell'amministrazione, che pure l'idiosincrasia ideologica ne aveva molto, ma era il prodotto, ahimè, di un atto di realismo. Quindi l'amministrazione Bush, sia con una serie di dichiarazioni pubbliche, sia quel che fece in una serie di documenti ufficiali, scrisse a chiari lettere che nel XXI secolo l'Europa non sarebbe stata più al centro di calcoli strategici americani. Ecco la vera fine della centralità. Una parte, quella più importante della centralità, era stata dissipata, se vogliamo usare questa espressione, nelle due guerre mondiali. Ma l'altra parte della centralità, quella passiva, quella di nuovo più importante, è andata perduta solo adesso. Cioè, noi viviamo nel momento culminante di un processo storico di fine della centralità. E questa è anche una delle ragioni del disincanto europeo nei confronti di Barack Obama. Io credo che sia la ragione fondamentale, ancora una volta. Barack Obama ha deluso per un'infinità di altre ragioni, anche più importanti di questa, ma dal punto di vista europeo è questa la cosa più importante. E questa è la ragione per la quale Barack Obama venne accolto in Europa come soltanto Wilson fu accolto in precedenza, quasi come un salvatore dei rapporti transatlantici. È la ragione per la quale fu attribuito in modo grottesco il premio Nobel per la pace preventivo nel momento in cui Barack Obama va alla Casa Bianca. Ed è la ragione per la quale, quando Barack Obama dichiara esplicitamente che la politica estera americana sarebbe stata una politica di pivot to Asia, cioè sostanzialmente la stessa cosa che aveva detto George Bush, l'Europa si trova di fronte alla verità della propria posizione nel sistema internazionale. Non dipendeva da Bush, non dipende da Obama, dipende da un fattore puramente obiettivo, e cioè l'Europa non è più centrale e probabilmente lo sarà sempre meno. Qui entra la grande crisi. Allora, la grande crisi degli ultimi
7-8 anni ha investito l'Europa nel pieno di questo declassamento. Quindi in una fase nella quale l'Europa già aveva buone ragioni di dubitare di sé. E quel che è peggio è che, pur non conoscendo noi l'esito finale di questa crisi, noi conosciamo l'esito provvisorio di questa crisi. E l'esito provvisorio di questa crisi è un esito che vede l'Europa come il continente che c'è peggio. Quindi l'Europa che già dall'inizio del secolo ha buone ragioni di dubitare di quello che resta della propria centralità, cioè nulla, si trova ad avere la conferma sul campo di questo slittamento nella mappa del potere e del prestigio internazionale. Ecco, quando pensiamo alla crisi dell'Unione Europea, io credo commetteremo un errore madornale che spesso gli studiosi dell'Unione Europea commettono, a non guardare questa dimensione internazionale extraeuropea. Perché la crisi dell'Unione Europea avviene in un contesto internazionale che vede l'Europa nel suo complesso in difficoltà. Allora questo comporta, e questo è un elemento culturale che si aggiunge a tutti i nodi economici, politici, anche strategici che l'Europa deve sciogliere, e questo comporta un adattamento culturale al quale probabilmente l'Europa nel suo complesso non è preparata. Perché è vero che l'Europa nella storia, come scrivono coloro che dicono, ma tutto sommato si sta chiudendo semplicemente una parentesi, l'Asia era più forte dell'Europa fino a qualche secolo fa, ma quello che cambia in modo fondamentale è che quando l'Europa non era centrale, quando l'Europa non era il continente più forte, non esisteva un sistema internazionale globale. Mentre il sistema internazionale globale che abbiamo conosciuto è stato fino ad oggi un sistema internazionale globale centrato sull'Europa, in altre parole noi entriamo in una terra incognita, un sistema internazionale globale che non ha più l'Europa al proprio centro. L'Europa deve imparare a guardarsi così, e l'Europa è in clamoroso ritardo, e l'Unione Europea direi è ancora più in ritardo rispetto ai singoli paesi europei separatamente. E quando l'Unione Europea si definisce come la grande potenza civile del sistema internazionale, mente su di sé, mente sulla storia. L'Europa non può più pretendere di essere il modello per gli altri. L'Europa poteva essere il modello per gli altri quando alla sua cultura si associava il potere. Ma l'idea che l'Europa possa conservare ancora la propria esemplarità è una pura e semplice fantasia. Ed è una fantasia che la dice lunga sulla difficoltà che abbiamo ad accettare l'idea che il nostro continente non sia centrale. L'esemplarità è il fantasma della centralità. Ecco, questo credo che sia il primo elemento imperatore e con ogni probabilità è l'elemento più importante. Il secondo elemento rivelatore si collega a questo ed è un elemento che non ha più a che fare con il posto dell'Europa nel suo complesso, nel sistema internazionale, ma ha più specificamente a che fare con la natura vera del progetto di integrazione europea. Guardiamo a come l'Unione Europea si rappresenta e guardiamo a come i politici, i commentatori, gli intellettuali rappresentano l'Unione Europea. L'Unione Europea è comunemente rappresentata come una sorta di apice della storia politica ed economica dell'Europa. È il punto più alto, è il risultato di un lungo, faticoso e a volte tragico processo di apprendimento. L'Unione Europea nella propria autorappresentazione sarebbe il risultato del processo di apprendimento delle tragedie del Novecento, della capacità dell'Europa di comprendere che una terza guerra mondiale europea sarebbe inaccettabile, della capacità dell'Europa di comprendere che le due guerre mondiali sono state abbastanza,
Non solo, l'Unione Europea è rappresentata come una sorta di vertice istituzionale e giuridico della storia dell'Europa. I paesi europei che comprendono di dovere cedere quote progressive della propria sovranità per ottenere un modello istituzionale più maturo, perché questo è il modo in cui naturalmente si autorappresenta e si rappresenta dall'esterno l'Unione Europea. Ora, la grande crisi di questi anni ha strappato la maschera di questa autorappresentazione, perché non è affatto vero che il processo di integrazione europea sia stato il vertice della storia politica e giuridica dell'Europa. L'Unione Europea e tutto il processo di integrazione europea può essere rappresentato quasi come esattamente l'opposto, come il risultato dell'esaurimento della storia della politica internazionale europea degli ultimi secoli. Il processo di integrazione europea oggi confessa esplicitamente quello che in realtà è stato dall'inizio, e cioè il fatto di essere prima di tutto un processo difensivo. L'Unione Europea nasce come un progetto difensivo, e nasce come un progetto difensivo esattamente con la logica che oggi di fronte alla grande crisi viene esplicitata, e cioè la consapevolezza che i singoli paesi europei non possono reggere la competizione, la consapevolezza che c'è una sorta di ritardo di scala dei paesi europei sul tipo di competizione politica e economica che ci possiamo aspettare per il XXI secolo. In altre parole, il processo di integrazione europea nasce dall'idea che soltanto unendosi i paesi europei possono sopravvivere in un sistema internazionale globalizzato. E se noi guardiamo come l'Europa ha cominciato a pensare angosciosamente alla fine della propria centralità, ma questa non a caso è stata la prima risposta. Questa è stata una risposta, questa dell'unificazione europea, che cominciamo a trovare per esempio in economisti tedeschi a metà dell'Ottocento. È una risposta che ovviamente con un senso totalmente diverso, ma è la risposta che trovate nel tramonto dell'Occidente di Spengler, è la risposta che trovate nella geopolitica tedesca del periodo infrabellico. Cioè l'idea che soltanto accorpando il continente si possa reggere la competizione con potenze extraeuropee che hanno già una dimensione continentale. L'Unione Europea oggi parla esplicitamente questo linguaggio. E oggi gli intellettuali che ruotano attorno all'Unione Europea, gli stessi leader europei dicono esplicitamente: non ci possiamo dividere perché divisi siamo condannati a perdere la partita. Questo è un secondo elemento. E se vogliamo, questi due elementi, il senso di declassamento e quello che lo segue immediatamente, cioè la chiusura difensiva, perché di questo si tratta, potrebbero farci pensare, e non a caso periodicamente fanno pensare, che l'Europa possa avere un incentivo forte ad aumentare la propria coesione interna. Se non che qui ci sono le altre rivelazioni che vanno in senso totalmente diverso e che stanno producendo una serie di conflitti a cui assistiamo ormai da diversi anni in questa parte. E tanto per cominciare, la crisi ha rivelato una volta per tutte che, giunto a questo punto, il processo di integrazione europea non può che avere una natura gerarchica. Questa è una specie di parola tabù per tutti. L'Unione Europea si presenta come un modo di superamento della competizione politica ed economica tradizionale. E quindi c'è, in quella che potremmo definire la filosofia politica dell'Unione Europea, una diffidenza, quasi una insofferenza nei confronti di qualunque richiamo alla gerarchia. Ma questo non toglie che
la piegatura in senso gerarchico del processo di integrazione è uno degli elementi più evidenti della storia degli ultimi 10-15 anni. E ci sono diversi fattori che vanno tenuti in considerazione. Il primo non ha niente a che vedere con questa grande crisi, ma è un fattore sul quale questa grande crisi ha operato come un elemento di accelerazione. Allora, tanto per cominciare, le differenze di potere all'interno dell'Unione Europea ci sono sempre state. Il processo di integrazione europea, molti studiosi di marca realista direbbero le cose o sono così o non possono procedere. Il processo di integrazione europea ha sempre avuto al proprio interno dei paesi guida. Pensate alla retorica sul motore franco-tedesco. Allora, il motore franco-tedesco non è semplicemente un elemento del processo di integrazione europea, ma è stato un elemento fondamentale in certi momenti chiave di passaggio del processo di integrazione. Allora, il carattere diseguale del potere e del prestigio all'interno dell'Europa non è affatto una novità. Allora, che cosa è una novità? Ma è una novità, tanto per cominciare, il peso di queste differenze. Perché il sistema internazionale bipolare, che oggi noi possiamo riconoscerlo, molti studiosi di Unione Europea in modo pervicace hanno negato questo rapporto, ma il sistema internazionale bipolare è stato uno dei grandi elementi permissivi del processo di integrazione europea. Oggi noi vediamo chiarissimamente che cosa fece il sistema internazionale bipolare e che cosa consentì il sistema internazionale bipolare. Voi non siete, non credo che abbiate fatto esami di relazioni internazionali, ma uno degli elementi che gli studiosi di relazioni internazionali sottolineano con maggiore insistenza per spiegare le difficoltà della cooperazione in un sistema anarchico e competitivo come quello internazionale è il fatto che in un sistema anarchico e competitivo gli attori non sarebbero sensibili ai vantaggi assoluti, ma sarebbero sensibili ai vantaggi relativi. Che cosa significa? Significa che mentre in un sistema ordinato, noi a meno che non siamo paranoici, che non siamo invidiosi, a meno che non siamo rosi dall'invidia per gli altri, noi in genere collaboriamo, cooperiamo con altri soggetti quando ci aspettiamo di avere qualche vantaggio. Il fatto che noi abbiamo più o meno vantaggi dei nostri partner non ci dovrebbe interessare e normalmente non ci interessa. E questo significa essere sensibili ai vantaggi assoluti. La domanda che mi pongo quando decido se cooperare oppure no è: avrò da guadagnarci oppure no? Se a questa domanda rispondo avrò da guadagnarci, io coopero. In un sistema anarchico competitivo questo, dicono gli studiosi realisti, non è sufficiente. In genere non si guarda ai vantaggi assoluti, ma si guarda ai vantaggi relativi, cioè a quanto guadagno io rispetto agli altri. E se io mi butto in un'impresa cooperativa nella quale io per 10 anni di fila guadagno 1 e il mio partner guadagna 10, e dopo 10 anni io sono sostanzialmente alla mercé del mio partner. E non è un buon affare buttarmi in una strategia cooperativa. E questa è la ragione per la quale si afferma che nella politica internazionale cooperare non è impossibile, ma è più complicato. Ecco, il sistema bipolare risolve da questo problema. Perché il sistema internazionale bipolare rendeva inconcepibile che i nostri partner usassero i propri differenziali di vantaggio contro di noi. Uno poteva essere più forte, poteva guadagnare di più dal processo cooperativo, noi potevamo essere comunque certi che questo sovrappiù di vantaggio non sarebbe stato usato per indebolirci. Nel sistema internazionale post-bipolare questa certezza non c'è più. E non è un caso che dall'inizio degli anni 90 questa sensibilità per i vantaggi relativi è enormemente cresciuta. E non si può affatto dire oggi che nel processo di integrazione europea ci si chieda soltanto quanto guadagno. Ma nel processo di integrazione europea ci si è tornati a chiedere quanto guadagno io e quanto guadagnano gli altri. Pensate per esempio alle retoriche contro la prossima Europa tedesca. La retorica sull'Europa tedesca è precisamente questa: la Germania ci ha guadagnato più di tutti, l'euro alla fine ha beneficiato molto più la Germania di tutti gli altri. Ecco, quando si comincia in un processo cooperativo a guardare con questa insistenza ai propri vantaggi comparativamente a quelli degli altri, è chiaro che il processo cooperativo entra in uno stato di tensione permanente. Quindi questo è un primo elemento. Anche quando non sono cambiate le gerarchie tra gli attori, la Germania pesava di più degli altri anche nel 1980,
il peso di queste gerarchie è enormemente cresciuto. Secondo punto, che il sistema, che il processo di integrazione tendesse verso qualche forma di gerarchizzazione era pressoché inevitabile, perché il processo di integrazione europea è stato molto a lungo un pure semplice mercato comune. Allora, in un mercato comune, l'ultima delle domande che ci si deve porre in anticipo è chi comanda gli altri. Secondo la logica di un mercato, chi comanda è chi dimostra di essere più efficiente degli altri. Non si decide alla fine, non si decide in anticipo, ma si vede alla fine. Quando il processo di integrazione europea è entrato in una fase ulteriore, la fase in cui per esempio si è cominciato a parlare di difesa comune, è la fase in cui si è cominciato a parlare di politica estera comune, la fase in cui si è cominciato a parlare anche di coordinamento economico comune. Ecco, allora tutte queste cose richiedono al contrario che certe domande vengano poste prima. È dall'inizio che si deve sapere chi ha maggiori responsabilità, chi eventualmente comanda gli altri. Pensiamo alla difesa europea. È una pure semplice fantasia immaginare che si possa produrre una difesa europea che non sia gerarchica. Perché mentre in un mercato non bisogna decidere in anticipo, in una missione militare bisogna decidere in anticipo chi comanda gli altri. E allora ogni volta che si pone il problema della difesa europea, si pone automaticamente il problema della gerarchia all'interno dell'Europa. E pensiamo ad una delle più evidenti ambiguità della politica estera italiana in rapporto all'Unione Europea da 25 anni a questa parte. L'Italia, almeno fino a qualche anno fa, era entusiasta, quasi fanatica del processo di integrazione europea, ma nella stessa misura terrorizzata all'idea di non finire nel direttorio. Quindi noi vogliamo l'integrazione, ma temiamo che questa integrazione porti a un direttorio dal quale siamo esclusi. Questo è un secondo punto. Quindi un processo di gerarchizzazione che è il prodotto da un lato della fine del sistema internazionale bipolare e dall'altro lato della maturazione stessa del processo di integrazione europea. Pensiamo che poi sono arrivate le cose che sono avvenute in questi anni. Tanto per cominciare, la crisi. La crisi di per sé è un elemento di gerarchizzazione. Perché la crisi di per sé dice quello che ricordava prima l'introduzione del vostro collega. La crisi dice chi è più efficiente e chi lo è meno. La crisi produce differenziali come quelli rappresentati dallo spread. Cioè la crisi inevitabilmente mette in ordine, anzi rende impossibile non costruire gerarchie del potere e del prestigio. E a questo si sono aggiunti due elementi di questa gerarchizzazione che hanno ulteriormente impattato sulla coesione dell'Unione Europea. Tanto per cominciare, la crisi ha spaccato in due, in modo sempre più evidente, quello che prima della crisi era stato tradizionalmente considerato come il motore del processo, e cioè il motore franco-tedesco. Oggi il motore franco-tedesco è stato disfatto dalla crisi. Ed è stato disfatto non naturalmente perché la Germania abbia una politica di uscita dalla crisi e la Francia ne ha un'altra. No, perché la Francia e la Germania si sono collocate diversamente di fronte alla crisi. La Germania ne è uscita fino adesso meglio di tutti gli altri. La Francia è sospettata di essere uno dei possibili epicentri della crisi economica e politica dei prossimi anni. Quindi il motore ha perso coesione perché i due paesi che costituivano i pezzi del motore si sono trovati ad appartenere a Europe diverse, l'Europa virtuosa e l'Europa al contrario dei problemi, l'Europa del Sud. E poi non dimentichiamo un altro elemento che sta aggiungendo a questo processo di gerarchizzazione, potremmo dire, un elemento paradossale, un elemento che non figura affatto per esempio nella crescente retorica antitedesca dei paesi del sud Europa, l'Italia, ma ce ne sono altri con una retorica antitedesca ancora più virulenta, penso alla Grecia. La Germania è il paese più forte in Europa, e così come gli Stati Uniti sono il paese più forte nel sistema internazionale. Un'altra nozione di carattere teorico che ha una traduzione pratico-politica molto immediata.
forti non significa necessariamente avere la disponibilità a impiegare il proprio strapotere. In altre parole, lo strapotere non significa necessariamente egemonia. Quando noi parliamo di egemonia intendiamo qualcosa di diverso dal puro e semplice strapotere in termini di capacità. L'egemonia è la traduzione di questo strapotere in guida. Allora, se io sono forte e decido, essendo più forte degli altri, di guidare gli altri, divento egemone. Viviamo in questo momento, sia a livello globale, sia a livello regionale in Europa, lo stesso problema. E cioè che il paese più forte non è affatto entusiasta dell'idea di guidare. Gli Stati Uniti a livello globale e la Germania a livello continentale sono egemoni estremamente orientati. Gli Stati Uniti perché hanno perso completamente l'orientamento, non sanno più che cosa fare letteralmente del loro strapotere. Hanno sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare negli ultimi 15 anni e hanno una sorta di complesso a questo punto. Temono di muoversi perché temono di accumulare nuovi errori. La Germania è un caso diverso. La Germania ha il terrore di guidare. Ha il terrore di guidare per ovvie ragioni storiche. La Germania ha il terrore di essere percepito come la guida. Ha il terrore di essere percepito dagli altri paesi europei come un paese arrogante. C'è nella cultura politica tedesca, non so se qualcuno di voi sta seguendo il dibattito in Germania, per esempio, sulla dimensione militare della politica estera tedesca. C'è nella cultura politica tedesca della dopo Seconda Guerra Mondiale una assoluta indisponibilità a giocare questo ruolo. È stato uno degli elementi più paradossali di tensione all'interno dell'Europa fuori del versante economico negli ultimi 2 o 3 anni. La Francia chiede insistentemente alla Germania di assumersi maggiori responsabilità anche sul terreno politico militare. L'establishment tedesco dice: noi non possiamo non assumerci queste maggiori responsabilità perché ne va della rappresentazione del nostro paese. E l'opinione pubblica tedesca dice, con sempre gli stessi numeri, cioè 70-80%, non se ne parla neanche. In altre parole, uno dei problemi più paradossali che sta investendo l'Unione Europea è il fatto che l'Unione Europea negli ultimi 7-8 anni si è profondamente gerarchizzata, ma il paese che è uscito incontrastabilmente come il paese più forte è anche il meno disponibile a usare il suo potere. E poi ci sono, io forse interromperei prima di quello che siamo detti, perché e ci sono altre rivelazioni che invece potremmo dire sono più prettamente infraeuropee. Quelle di cui abbiamo parlato fino adesso sono rivelazioni che hanno a che fare con il rapporto tra l'Europa e gli altri, che avevano a che fare con il posto dell'Europa nel sistema internazionale. E poi naturalmente questa crisi ci ha detto delle cose che anche queste le sapevamo già, o avremmo dovuto saperle meglio, o forse avremmo dovuto riflettere meglio sulle loro implicazioni, ma che hanno tutte a che fare con il processo di integrazione europeo come tale, tanto per cominciare. La crisi di questi ultimi anni ci ha detto quanto fosse grave, non solo in sé, ma anche per le conseguenze che avrebbe prodotto e che non a caso sta producendo il deficit democratico di cui ha sempre sofferto l'Unione Europea. E per deficit democratico non intendo soltanto quella che appare al cittadino comune come una scarsa trasparenza, come una scarsa visibilità del decisore, perché poi si tratta di questo, io posso esprimermi politicamente quando quantomeno so, conosco l'identità del decisore, in un sistema molto complesso nel quale ad ogni livello di governo si legittima la propria decisione, dicendo che la propria decisione è la trascrizione di una decisione presa a un livello di governo diverso, è chiaro che qualunque cittadino entra in una sorta di stato permanente di spaesamento. Ma c'è di più. Il fatto che dietro la retorica della cittadinanza europea
non ci fosse una vera identificazione con l'Unione Europea, era più che evidente da indicatori molto elementari e anche molto rozzi, come per esempio la natura dei dibattiti politici in occasione delle elezioni europee. Tutte le elezioni europee, perché mi ricordo un'elezione europea, e tutte le elezioni europee, non soltanto in Italia ma anche negli altri paesi, sono state dominate da considerazioni di carattere nazionale. Io credo che il grado di conoscenza del cittadino europeo comune su quello che si fa nel Parlamento europeo e sull'identità stessa dei parlamentari europei sia quasi pari a zero. Questa dissociazione che in un periodo di crescita poteva essere considerata come una sorta di dato marginale o comunque di dato secondario al quale prima o poi si sarebbe provveduto, è chiaro che in occasione della crisi è risultato distruttivo. La crisi ha fortemente acuito questo conflitto tra identità europea e identità nazionale, ha fortemente acuito la mancanza totale di senso della rappresentanza delle istituzioni europee rispetto ai cittadini comuni, in una situazione nella quale per di più gli stessi stati nazionali soffrono dello stesso problema, cioè una crisi colossale della rappresentanza, che è naturalmente una crisi della rappresentanza democratica. E da qui il populismo, la diffusione dei populismi cosiddetti, perché poi tra l'altro questa nozione di populismo sta assumendo ormai dimensioni gigantesche e dal punto di vista teorico io credo sempre più inutilizzabili. Ma la diffusione dei populismi è il fenomeno di questa crisi della rappresentanza, sicuramente non è la causa, sicuramente non è l'elemento centrale della crisi. E questo ha prodotto anche l'altra cosa che vediamo anche in questi giorni, proprio in questi giorni, in questo paese ma anche negli altri paesi, cioè un carattere inevitabilmente, e insisto sull'inevitabilmente, schizofrenico dei governi. E quali governi si trovano a dovere contemporaneamente combinare le richieste delle istituzioni europee e le richieste degli elettori da cui dipendono, nel timore di non poter fare una cosa senza perdere l'altra. Pensiamo al caso italiano, noi siamo passati continuamente negli ultimi 6 o 7 anni tra suggestioni di carattere tecnocratico che sostanzialmente si sforzavano di interrompere la comunicazione continua tra i governi e i rispettivi cittadini con le loro richieste incoerenti, tra virgolette, irrazionali, sempre tra virgolette, a risposte di carattere populista che ci dicono esattamente lo stesso, e non ascoltiamo Bruxelles, non ascoltiamo i tecnocrati dell'Unione Europea, ma ascoltiamo soltanto le domande che vengono dal basso. Allora, a questo deficit democratico, quinta rivelazione, la crisi ci ha detto quello che io credo che fosse già evidente prima, e cioè che l'Unione Europea soffre, insieme al deficit democratico, di un cronico deficit di legittimità. Cronico. Io credo che diversi di voi, forse tutti voi, conosciate le riflessioni di Max Weber sulla legittimità. Allora, la legittimità, dice Weber, non ha a che fare semplicemente con l'obbedienza, ma ha a che fare con la disponibilità a obbedire. E questa disponibilità a obbedire può venire da diverse considerazioni. Può venire da considerazioni di carattere puramente strumentale. Io obbedisco perché sono un buon cittadino, perché mi aspetto di avere in cambio qualche cosa di conveniente. Oppure, dice Weber, la disponibilità ad obbedire può venire per l'appunto da un riconoscimento di legittimità. Quindi dal fatto che io obbedisco perché ritengo che sia giusto farlo, che ci sono delle ragioni forti, di qualunque natura esse siano, un vincolo così forte che va oltre il pure semplice calcolo dei costi e dei vantaggi. Ecco, che cosa ci ha rivelato la crisi degli ultimi anni? E ci ha rivelato il fatto che l'Unione Europea, seppure aveva, e aveva senza dubbio,
un'enorme popolarità fino al 2003, 2004, 2005 in Italia. Pensiamo, per esempio, l'Italia era il paese nel quale la popolarità era più alta e nel quale oggi la popolarità dell'Unione Europea è più bassa. Che cosa si vedeva nell'Unione Europea? Nell'Unione Europea si vedeva sostanzialmente una promessa continuamente mantenuta di benefici. Io mi aspettavo che l'Unione Europea mi risolvesse una serie di problemi, che non significano soltanto vantaggi economici, ma nel caso dell'Italia anche vantaggi aggiuntivi. Per esempio, l'Italia ha guardato molto spesso l'Unione Europea come una sorta di autocommissariamento. L'Unione Europea ci costringerà ad essere virtuosi. L'Italia, come la Germania, ha visto dopo la Seconda Guerra Mondiale nell'Unione Europea una soluzione ai propri problemi di identità. Due paesi che escono dalla Seconda Guerra Mondiale, dall'esperienza del fascismo e del nazionalsocialismo, con una totale indisponibilità a parlare della propria identità nazionale e che riescono a risolvere totalmente il problema della propria identità nazionale dissolvendola nell'identità europea. E la crisi dell'Unione Europea, che è una crisi di tutti questi benefici attesi, ci ha messo di fronte al riconoscimento che una volta che il beneficio atteso non arriva più, l'Unione Europea non ha risorse di legittimità sufficienti per supplire a questa interruzione. E poi per ultimo, e questa è una domanda che in realtà ha a che fare non con quello che la crisi ha già detto, ma con quello che la crisi rischia di dire e in parte comincia anche a suggerire. L'Europa sta vivendo un angoscioso problema di declassamento, sta vivendo contemporaneamente una perdita di coesione interna e sta vivendo una perdita di coesione interna nel pieno di una profonda crisi di legittimità. Allora come risponderà l'Europa? E come sta già rispondendo l'Europa? Qui c'è un rischio sul terreno della politica estera, quantomeno. E il rischio è che l'Europa risponda, tra le altre cose, a questa perdita di orientamento, a questa perdita di legittimità, per certi versi a questa perdita di identità, con una politica estera dell'Italia. E cioè con un tentativo totalmente velleitario di rilanciare il proprio ruolo. Io credo che abbiamo già avuto due manifestazioni di questo velleitarismo e due manifestazioni catastrofiche nei loro risultati di questo velleitarismo. La prima manifestazione fu 3 anni fa e fu l'intervento militare prima europeo che americano in Libia. Una decisione dissennata. Dissennata non perché fosse giusto o sbagliato, lasciamo perdere qui almeno questo quesito, magari lo possiamo affrontare anche dopo, ma dissennata perché gestita in modo dissennato, pensata in modo dissennato. Un'operazione di facciata nella quale l'Europa decide di apparire più decisiva di quanto non sia, decide di apparire non marginale da un processo, quello delle primavere arabe, nelle quali l'Europa, come peraltro anche gli Stati Uniti, erano stati totalmente marginali. Non si pone neanche lontanamente il problema che chiunque si sarebbe posto e chiunque avrebbe dovuto porsi, cioè il problema di dopo. C'è una sproporzione impudente tra le motivazioni dell'intervento e la disponibilità europea a pagarne i costi. E da un lato si dichiara che la ragione dell'intervento è evitare un massacro, prevenire una catastrofe umanitaria, e dall'altro lato si esaurisce l'intervento in una breve campagna di bombardamenti a cui non segue nulla. Secondo momento di militarismo è ancora peggiore per certi versi, non ha avuto e non avrà una componente militare, ma ha un significato diplomatico ancora più incomprensibile in termini di coesione dell'Unione. Ed è naturalmente la politica dell'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina e della Federazione Russa negli ultimi mesi.
anche in questo caso non voglio entrare nel merito del conflitto russo-ucraino, delle ragioni dei russi e degli ucraini. Quello che possiamo già dire di questa crisi è che c'è almeno un attore, cioè l'Unione Europea, che si è mosso in una totale disconnessione tra le proprie azioni e le conseguenze prevedibili delle proprie azioni. L'Unione Europea ha premuto sull'acceleratore per alcune settimane e poi si è trovata, come era fatale che fosse, a non avere le risorse per gestire una crisi che va ben oltre le capacità politiche e diplomatiche dell'Unione, con un aggravante, che l'Unione Europea su questa crisi con ogni probabilità nei prossimi mesi si dividerà. In un contesto nel quale l'Europa è già terribilmente divisa, allora le mosse velleitarie sono mosse che per di più costituiscono degli ulteriori fattori di divisione. Questo varrà per certi versi, è già valso per la Libia, ma varrà in modo ancora più grave per la Russia, perché questo è il problema della crisi russo-ucraina. Il problema della crisi russo-ucraina non è come gli europei o come gli americani gestiranno questa crisi, ma è come gli europei e gli americani si immaginano il futuro delle relazioni con la Federazione Russa, perché è questo il problema diplomatico. E alla domanda come ci immaginiamo il futuro delle relazioni con la Federazione Russa, i singoli paesi europei rispondono in modo drammaticamente diverso. Allora, nel pieno di una crisi economica, nel pieno di una crisi di legittimità, nel pieno di una crisi del proprio posto nel sistema internazionale, e questo significa andare quasi a cercare scientificamente altri guai, in una condizione in cui io temo che l'Unione Europea non sia in grado di gestire decentemente altri guai oltre a quelli che fatalmente avrà anche per il prevedibile sviluppo della crisi economica del prossimo anno. Io qui mi interromperei per lasciarvi almeno una mezz'ora. Trattava del cambiamento che stava coinvolgendo la Turchia da quando il potere c'era Erdogan. E mi chiedevo, le due affermazioni che ha fatto Erdogan, la prima quella che l'Occidente, in particolar modo l'Europa, ha continuato a saccheggiare le ricchezze dei paesi del terzo mondo e che bisogna ribellarsi, la seconda affermazione, quella secondo cui Colombo appena arrivò ai Caraibi vide un profilo delle moschee per indicare che un'area che fu scoperta, creata immagine e somiglianza di alcuni paesi europei, era prima islamica, era prima un'area islamica. La mia domanda è precisa, ma queste affermazioni dimostrano che la Turchia oramai si è allontanata dall'Europa completamente perché ha capito il suo processo di declino? Questa affermazione l'ha fatta per questo motivo, che comprendendo il declino dell'Europa vuole sottrarre definitivamente dall'area culturale e politica europea? No, non credo. Credo che dire che la Turchia ha deciso di voltare le spalle all'Europa significa dare un'immagine capovolta di quello che è avvenuto negli ultimi vent'anni. È l'Europa che ha voltato in modo insistente le spalle alla Turchia. La Turchia ha cercato in tutti i modi di entrare nell'Unione Europea e l'Unione Europea, per una ragione o per l'altra, dal punto di vista turco, con una scusa o con l'altra, ha sempre detto no. Che l'Unione Europea, cioè che la Turchia reagisse a quella che avverte non soltanto come una politica di chiusura, ma come una politica di chiusura saldamente iscritta nel modo in cui gli europei hanno sempre guardato i turchi, reagisse con una sorta di
riorientamento anche geopolitico era pressoché scontato. Coloro che insistevano sull'opportunità di inserire la Turchia nell'Unione Europea usavano molto spesso questo argomento. Se noi non inseriamo la Turchia nell'Unione Europea rischiamo di reorientalizzarla, tra virgolette, molto robusta naturalmente, che è precisamente quello che è avvenuto. Guardiamo dal punto di vista turco. Dal punto di vista turco la politica dell'Unione Europea non farebbe che perpetuare la politica che la società internazionale europea pluralistica dell'Ottocento, per esempio, aveva condotto anche in passato nei confronti dei turchi. Allora, i turchi da un lato ammessi nelle macchinazioni diplomatiche europee, ma dall'altro lato mai ammessi a pieno titolo fino a metà dell'Ottocento a godere dei diritti della società internazionale, del diritto internazionale pubblico europeo. Quindi c'è una sorta di doppio binario, la Turchia come parte del sistema internazionale nel senso di sistema di interdipendenze, ma mai parte della società e oggi della Unione Europea, intanto in quanto invece luogo in cui si condividono anche valori. Ecco, il processo di esclusione dell'Unione Europea è stato vissuto così. Dopodiché le dichiarazioni nello specifico alle quali fa riferimento lei non sono rivolte all'Europa ma sono rivolte agli altri paesi musulmani. La Turchia si sta ritagliando dopo diversi decenni un ruolo in Medio Oriente, se lo sta ritagliando anche in modo significativo, con non grandi risultati fino ad oggi, ma questa sembra essere una delle priorità della politica estera turca e naturalmente la Turchia si deve accreditare e ha un prezzo molto alto per accreditarsi. La Turchia ha enormi problemi di inserimento in quella regione per tante ragioni, tanto per cominciare, come sapete, il nazionalismo arabo prima di diventare nazionalismo anti-occidentale è stato nazionalismo anti-turco. La Turchia fatica a inserirsi nella regione perché è vista come la vera potenza dominante estranea per certi versi in quella regione. E poi la Turchia è stata assente sostanzialmente dal Medio Oriente per 60-70 anni. Questa era una delle chiavi della politica di Atatürk e poi delle chiavi della politica turca successiva. Quindi quello della Turchia è un reinserimento e nel momento in cui si reinserisce deve usare un linguaggio che nel caso delle dichiarazioni che diceva è un linguaggio, nella migliore delle ipotesi, ridondante, ma è un tentativo di accreditamento. Io credo tuttavia che l'Unione Europea sulla Turchia abbia delle grosse responsabilità, poi magari abbia avuto ragione a dire no, ma non c'è dubbio che il no sia venuto dall'Europa, non dalla Turchia. Non è stata la Turchia che ha deciso, è l'Unione Europea che ha deciso di non accogliere. Una cosa piccolissima da dire riguardo all'influenza che ha l'Europa nel mondo. Il mondo geopolitico non è un mondo, sono vari mondi con delle proprie aree di interesse, sfere e particolarità. Ad esempio, in questi giorni c'è il vertice euroamericano della COS. Quindi la Spagna, che può essere un paese europeo di crisi ed è sicuramente non un paese dominante dell'Europa, per caratteristiche politico-diplomatiche non convenzionali, cioè la lingua, la religione, la capacità si è ritagliata, maggiori effetti di mercato, esempio della Germania, pensiamo a Telefonica, pensiamo a Iberdrola, quindi pensiamo anche a Cuba. Cuba ha appena aperto, prima degli Stati Uniti, un rapporto diplomatico forte con l'Unione Europea, quindi secondo me è vero, l'Europa non sarà più al centro degli scenari geopolitici, ma nel momento in cui la Cina e gli Stati Uniti si concentreranno nel sud-est asiatico, la Francia in Africa e l'Europa, in particolar modo la penisola iberica in Latino America, attuando un loro soft power, che ha delle proprie caratteristiche, ma potrà ottenere risultati importanti, al di là del declino. Questa è una osservazione che fa. Fraintendetemi, quando dico che l'Europa non è e non sarà più centrale, non intendo dire che l'Europa sarà marginale. Noi non sappiamo in realtà che cosa sarà, quale sarà il posto dell'Europa, ma difficilmente l'Europa passerà dalla centralità alla marginalità nel giro di 20 anni. Ci sono singoli paesi europei che su diverse dimensioni si stanno muovendo molto bene. Il caso della Spagna in America Latina è un caso molto rappresentativo, ma ci sono altri paesi che invece si stanno muovendo con altre risorse, per esempio la Germania è molto presente in Asia orientale, è presente in India. La Francia cerca di recuperare la propria presa, insomma, sull'Africa francofona, ma questo non toglie che la prospettiva generale dell'Europa nel sistema internazionale sia una prospettiva che in questo momento appare in declino.
3/4 spero. La prima, lei ha fatto accenno anche in altri momenti. Mi ha fatto accenno anche in altri momenti in cui siamo incrociati. La storia dell'ultimo secolo abbondante va un po' di pari passo con la storia dell'idea di modernità, lo sviluppo dell'affermazione di quello che è stato lo Stato moderno, così. Secondo me possiamo dire che stiamo definitivamente uscendo, anche se a me non faccio una domanda forse più da storico, però possiamo cominciare a dirci che questa categoria non ci funziona più tanto e dove stiamo andando? Cioè, è una cosa che per un pensatore islamico il concetto di moderno è un concetto difficile da mangiare, per un cinese è un concetto difficile da mangiare, o meglio, per come noi l'abbiamo intesa. Prima domanda. E però dall'altra parte mi faccio un'altra domanda. Definire che magari siamo in un momento di regressione di questa storia è un atteggiamento presuntuoso, è un linguaggio presuntuoso oppure ha senso dirsi questa cosa? L'altra cosa che mi interesserebbe però è la Cina ci studia, cioè almeno da quel po' che si legge di Cina nel nostro paese mi è capitato più volte di verificare che comunque c'è interesse verso la cultura europea, la tradizione del pensiero europeo, la cultura europea. Ma questo cosa significa? Anche alla luce di quelle che sono un po' le caratteristiche della società, del pensiero cinese. Domande un po' ampie, ma se si può. Due cose ancora rapidissime. La prima, se viene meno il concetto difensivo, e questa è una cosa che è tornata più volte, anche il professor Giannoli ha voluto fare due lezioni sulla storia di come l'Europa si è percepita, praticamente dal Medioevo ai giorni nostri. E il concetto dell'Europa come concetto difensivo è tornato a più riprese. Se va in crisi questo concetto, in questo momento non mi sembra che però abbiamo. Cioè, siamo da un lato, come dire, terrorizzati dall'idea che questo venga meno, come diceva lei, no? Siamo troppo piccoli per competere. Però dall'altra parte, se va in crisi questa cosa qui, cosa succede? Magari quello che dicevo prima potrebbe essere uno spunto, cioè la Spagna si coltiva le sue relazioni in un certo modo, la Francia in altre, ma è una prospettiva, cioè ha la possibilità, ci sono delle caratteristiche per competere oppure in realtà è un momento davvero di disfacimento e di regressione. Ultima cosa, cosa studia il professor Colombo oggi come oggi? Cioè quali sono, quali sono le sue fonti in questo momento più, secondo lei, rinunciabili per monitorare quello che sta succedendo? Se posso dire. Questo è un giardino, non credo. Ti rispondo a questo. No, io non so, riviste, stampa, libri, pubblicistica. No, perché è difficile, francamente è veramente difficile scegliere cosa studiare. Se la stampa estera, se. Cominciamo col giorno e anche domani. Su questo farò magari qualche riflessione, ma molto. Allora, sulla modernità io sarei molto cauto a usare il concetto, sarei molto cauto a parlare di crisi della modernità, sarei ancora più cauto a parlare di postmodernità. Ricordo quando venne Reinhard Koselleck a fare un seminario in università qui a noi, ironizzò sul concetto di postmoderno, dicendo che non c'è concetto più moderno del concetto di postmoderno, perché questo post è tutto inserito dentro la retorica della modernità. Allora bisogna cercare di definire la nostra modernità. Io posso definire la mia modernità, cioè la modernità della sfera politico-giuridica internazionale. E la sfera giuridico-politica internazionale è stata moderna nel senso dello Stato, tanto per cominciare. La modernità politica-giuridica è inseparabile dalla centralità dello Stato. Così come la modernità politico-giuridica dal punto di vista della politica internazionale è inseparabile dalla centralità dell'Europa. Da questo punto di vista credo che tutta la storia del Novecento sia una storia di crisi della modernità, dei due pilastri della modernità politico-giuridica internazionale. Io non voglio avventurarmi sul concetto di moderno nel suo complesso, ma dal punto di vista
della politica internazionale, e credo che il concetto di moderno possa essere costruito a partire da questi due assi, e questi due assi diventano problematici sia l'uno che l'altro nel corso del Novecento. Quindi non vedrei una crisi attuale della modernità politico-giuridica, ma vedrei nella crisi della modernità politico-giuridica uno degli elementi fondamentali del Novecento, e non casualmente una delle ragioni per le quali il Novecento si è riaperto sulla vicenda dalla quale la modernità politico-giuridica era sorta, cioè la vicenda delle guerre civili. La modernità politico-giuridica nasce sulle rovine delle guerre civili di religione, e molti storici, giuristi, studiosi di politica del Novecento vedono nel ritorno del fenomeno della guerra civile quasi una chiusura ciclica della vicenda della modernità nel senso specifico in cui ne ho parlato. Sulla Cina non mi avventuro, non la conosco a sufficienza. Allora escludo per la Cina, per il mondo islamico, per qualunque mondo, il fatto che l'impatto occidentale non abbia lasciato eredità, quindi è inevitabile che tutti questi mondi investiti, anche nel momento in cui replicano, nel momento in cui allontanano, che lo vogliono oppure no, lo fanno con pezzi di linguaggio che a questo punto hanno ereditato. Gli studiosi di, per esempio, di radicalismo islamico sono concordi nel dire che i fenomeni radicali islamici sono impregnati di residui occidentali. I più estremi dicono che sono un fenomeno tipicamente occidentale nel senso culturale, non so se sia vero, ma senza dubbio c'è una compenetrazione. Quindi quello che vale per tutti gli altri penso che valga anche per la Cina. Va detto qualche cosa dato che stiamo parlando di crisi, sul modo in cui la Cina ha rappresentato anche di fronte agli altri questa crisi. La Cina ha visto nella crisi non soltanto un incidente, ma una sorta di contestazione di legittimità del modello economico e politico occidentale, e quindi un argomento per avanzare una proposta di sviluppo diversa da quella che veniva proposta negli anni 90 come forma esclusiva. Ma oltre a questo non andrei. Sul dopo l'Unione Europea non ho paura di idea, ovviamente andiamo nell'inconcepibile, ma inconcepibile fino a un certo punto. Tanto per cominciare, io suggerirei sempre di non adottare opposizioni troppo rigide. Cioè io non accetto l'opposizione che non è storicamente sostenibile, non è neanche teoricamente sostenibile. Noi non ci possiamo immaginare, per nostra sfortuna come italiani, perché noi avremmo tutto il vantaggio di immaginarlo così, ma noi non ci possiamo immaginare l'Europa o completamente unita o completamente divisa. L'alternativa non è tra l'Unione Europea e i singoli stati nazionali europei che se ne vanno come galline, ciascuno da una parte a farsi sgozzare. Il vero rischio, dal punto di vista per esempio italiano, è l'incubo dell'Italia in questo momento, è che si produca un nocciolo all'interno dell'Europa che a poco marginalizzi gli stati che vengono avvertiti dai più forti come dei pesi. Allora, questo nocciolo nelle cose in parte c'è già, c'è un fronte diplomatico molto evidente, insomma, dei paesi che si autorappresentano come virtuosi e che insomma sono davvero anche un po' più virtuosi. Il rischio è per l'appunto che il processo di integrazione europea prenda una strada diversa e quindi rinunci a quello che è stato percepito come un eccesso di estensione, un eccesso di eterogeneità, e diventi una cosa più coesa, più piccola, ma dal punto di vista di chi lo vorrebbe o può avere l'intenzione di promuoverlo, anche più efficiente. Quindi credo che l'alternativa sia questa più che la disintegrazione. Sulle fonti non so, per mille ragioni. Allora, per quello che riguarda l'attualità internazionale, io posso suggerire la stessa cosa che suggerisco sempre agli studenti che seguono i miei corsi, con una dovuta premessa: non sono esterofilo e detesto l'esterofilia. Credo che sia una delle manifestazioni più grottesche del provincialismo di questo paese. Ho appena finito un corso in inglese davanti a studenti italiani, per cui so di che cosa sto parlando. Questo non toglie che per seguire l'attualità internazionale io raccomando di guardare soltanto la stampa internazionale, perché la stampa italiana è scandalosa.
Io credo che faccia parte anche della una cosa che mi fa rabbia, insomma, io non credo che gli italiani siano più scemi degli altri. Io credo purtroppo che gli italiani siano più indulgenti degli altri. Io non credo che sia accettabile che si abbia un'informazione di questo livello. Io personalmente non compro un quotidiano da 15 anni e vivo molto meglio, almeno non mi incazzo più delle mattine alla colazione. Leggo ogni tanto per come sono i treni, insomma, è una cosa sono impresentabile. E c'è un abisso tra la qualità dell'informazione sulle questioni internazionali, quantomeno in Italia e negli altri paesi. Quindi io suggerisco di guardare anche soltanto in internet la mattina tre o quattro giornali tra i più importanti, insomma, dipende dalle conoscenze linguistiche, ma anche semplicemente guardare come è fatta la prima pagina del New York Times, del Guardian, di Le Monde, della Frankfurter Allgemeine, insomma, 4-5 cose. Ma non soltanto per i modi in cui sono trattati gli stessi eventi che sono trattati in giornale italiano, ma perché ci sono altri eventi, cioè eventi macroscopici che sfuggono completamente all'angolo di visuale. Io credo che la stampa italiana sia sostanzialmente sulle questioni internazionali necrofila. Fino a che non c'è la guerra non si vede proprio il processo. E invece quindi si perdono anche dei processi storici di grande portata. I commenti sono illeggibili, dato che magari qualcuno scrive anche nei colleghi, non andrò oltre, ma la qualità dei commenti è impresentabile. Sono anche intellettuali di primo livello che quando si mettono a fare gli editorialisti scrivono come se fossero dei ritardati. Non è accettabile perché è anche un modo molto, molto caratteristico di non rispettare il lettore, cioè di dare per scontato che il lettore è scemo e quindi si merita una cosa scritta da scemo. Negli altri paesi questa cosa non c'è, insomma, questo credo che sia veramente una patologia. Sono convinto che noi siamo molto meno anomali di quanto non si dica, su questo siamo abbastanza anomali. Le altre fonti di informazione, le riviste principali di relazioni internazionali stanno diventando quasi leggibili, nel senso che c'è una richiusura in nome di una sorta di rigore metodologico, che è importante, se non chiaro, c'è una richiusura nei confronti della realtà, cioè non si parla della realtà, quindi non suggerirei, se non con qualche eccezione, International Security forse, con qualche rivista di relazioni internazionali che parla ancora dei grandi eventi, dei grandi processi storici. Foreign Affairs? Beh sì, Foreign Affairs e Foreign Policy sono interessanti per cogliere la verità del dibattito politico americano. Perché il dibattito politico americano è tradotto in Europa con categorie che sono totalmente estranee a quelle americane. E invece guardando Foreign Policy e Foreign Affairs, che sono davvero le due anime del pensiero internazionalistico americano, si ha anche The National Interest, un'altra rivista che da questo punto di vista è molto, molto interessante. E poi, non so, in questo momento io in realtà faccio di tutto per leggere cose diverse da quelle di cui ho parlato. Altre domande? Non so in che cosa consista oggi l'identità dell'Europa. Devo dire, anche su questo l'Unione Europea ha balbettato, perché l'Unione Europea ha proposto un discorso identitario che, tanto per cominciare, non è in grado di distinguere l'Europa dall'America. Non è detto che bisogna distinguere l'Europa dall'America, che si sappia che cosa si sta facendo quando si propone un discorso sulla propria identità. Allora, il discorso sulla propria identità che l'Unione Europea ha fatto negli ultimi anni è un discorso
completamente coerente con quello della maggior parte della cultura politica americana. Il tentativo di distinguere l'Europa, per esempio, fino a qualche anno fa era quello di insistere sul cosiddetto modello renano, sull'idea che l'Europa fosse caratterizzata da un welfare molto più spiccato, ma non mi sembra che in questo momento si vada in questa direzione. Quindi l'ultimo baluardo, se vogliamo, che avrebbe dovuto separare l'identità europea da qualche cosa di molto rilevante che c'è al di fuori dell'Europa, mi sembra che stia totalmente saltando. Non credo che in questo momento almeno l'Europa possa essere invece seducibile da linguaggi così altri come quelli a cui fa riferimento allo stato attuale. Poi non so cosa potrà avvenire tra qualche decennio, ma in questo momento mi sembra al contrario che l'Europa sia sempre più compiaciuta nella propria chiusura. Questa idea, per esempio, della propria esemplarità sta diventando una forma di autismo culturale. Noi non ci rendiamo conto che siamo sempre meno esemplari, e meno siamo esemplari più siamo convinti di essere. Sta diventando un discorso su se stessi che vale anche per le scienze sociali, per la scienza politica. Se penso alla quantità di risorse intellettuali che vengono, per esempio, investite sul tema della transizione alla democrazia, che significa sostanzialmente il grado di avvicinamento degli altri al nostro modello, e all'esiguità delle risorse che invece vengono spese sul tema del declassamento dell'Europa come tale, ecco, questo ci dà anche la misura di come noi viviamo ormai in una specie di mondo fantastico. E credo che almeno da questo punto di vista la crisi non abbia contribuito a farci uscire da questa sorta di arroccamento culturale. Questa è stata una causa della crisi? No, non credo. Credo che le cause... Allora, io dal punto di vista culturale, a costo di essere minimamente, perché non è l'occasione, polemico anche nei confronti delle scienze sociali e del modo in cui hanno trattato questi temi, io credo che una delle cause della crisi dell'Unione Europea sia stato anche il colossale meccanismo di autoindulgenza che l'Unione Europea ha sempre avuto su di sé e ha sempre alimentato anche nelle ricerche finanziate dell'Unione Europea. L'Unione Europea non ha visto i problemi macroscopici, sottovalutato problemi macroscopici che in condizioni di routine possono restare problemi, ma in condizioni di crisi come quelle che viviamo in questi ultimi 7-8 anni sono destinati a trasformarsi in fatti dirompenti. Ecco, su questo io credo che l'Unione Europea abbia qualche cosa da riproverarsi. Io resto dell'idea che uno dei problemi dell'Unione Europea sia stato il fatto di circondarsi di yes men, di entusiasti del processo comunitario, disposti a usare l'aggettivo scettico come uno stigma, e in Europa l'aggettivo scettico non si dovrebbe usare come uno stigma. E credo che su questo sì ci siano delle grandi responsabilità. Io avrei una domanda, che parte un po' da alcune cose che ha detto lei e da un numero di pagina 99 Weekend, di uno dei primi, che si intitolava, se non sbaglio, Il ritorno dello Stato forte o qualcosa del genere. Ma con la crisi, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, quello che mi chiedo è: non si sta vedendo in qualche modo un ritorno, appunto, dello Stato inteso in senso proprio, cioè del riappropriamento del potere del principe, che può in qualche modo essere distruttivo nei confronti del processo europeo e in generale negativo. Cioè, gli stati nazionali. Sì, gli stati nazionali. Credo... Le direi paradossalmente che questa cattiva notizia sarebbe persino una buona notizia. Cattiva non... Perché ci sarebbe il potere politico da qualche parte. Ci sarebbe il decisore da qualche parte, ci sarebbe il punto di partenza per ricostruire una qualche forma di rappresentanza da qualche parte. La sensazione è che in questo momento noi viviamo un vuoto totale
di rapporti di autorità e di rappresentanza. L'Unione Europea soffre una crisi di legittimità, ma la crisi di legittimità dell'Unione Europea non è compensata da un recupero di legittimità degli Stati nazionali. Mi sembra al contrario che si sia innescato una sorta di circolo infernale. Gli Stati nazionali vivono una crisi di legittimità nello stesso momento in cui l'Unione Europea vive la stessa crisi di legittimità. Non vedrei un processo di rinazionalizzazione, non lo vedo da nessuna parte e temo oltretutto che non ci siano più le condizioni per avviare un processo serio di rinazionalizzazione. Non vedo le premesse, la stessa qualità, senza andare nel dibattito interno, ma la stessa qualità delle classi politiche. E anche in questo caso l'Italia ha le sue peculiarità, per usare un eufemismo, ma non è che gli altri stiano tanto meglio. Credo che ci sia un grave problema in questo momento di qualità delle classi politiche in tutti i principali paesi europei. Infatti, forse faccio più un commento che una domanda, però magari poi mi dico. A me è un'altra cosa che spaventa e affascina in realtà, perché da un lato è una situazione un po' che alle volte mette ansia, però dall'altra mi affascina tantissimo, perché dico, vabbè, siamo in un momento di creatività incredibile, cioè non sappiamo cosa potrebbe essere. Creatività è una parola grossa. Sì, non sai cosa vuol dire. Sono processi lunghi, perché poi, come dire, le prime informazioni fanno sembrare che debba succedere tutto domani. In realtà poi invece i cambiamenti avvengono in maniera molto più lenta di quanto sembra. Però se dovessi vedere una differenza grossa, magari con, visto che ci siamo trovati alla fine di un secolo fa, comunque di tempo fa, in questo momento è che, e lo dico da persona che cerca di essere partecipe nel limite del possibile, c'è un grande vuoto nel botto. Cioè, cent'anni fa magari ci sarebbero stati movimenti sociali, politici, con degli ideali magari minoritari inizialmente, ma che avevano un progetto di ingegneria sociale piuttosto che culturale, statuale. Non so nell'altre aree del mondo. In questo momento il grande vuoto, la grande spirale su cui ci ritroviamo è quella. Cioè, ci sarebbe da augurarsi il ritorno dello Stato, ma non è possibile perché lo Stato è ingolfato. E forse non è detto che sarebbe da augurarsi. Ci sarebbe da augurarsi un ritorno di movimenti d'avanguardia culturale, ma quelli che ci sono non hanno risposte se non a livello di Jacques, come avete detto di discutere altrove. Cioè è veramente una spirale che si sta attorcigliando e di cui adesso vorrei essere un tassonista. Cioè, per cui prima o poi si uscirà. No, esatto, la cosa affascinante è che da qualche parte si esce. Cioè. Io credo che i linguaggi esistenti tutti abbiano esaurito la propria capacità di presa sulla realtà, ma do per scontato che altri linguaggi saranno inventati. Do anche per scontato che è da anni che lo aspetto, ormai è una specie di attesa messianica, ogni classe arriva tutti gli anni e le classi che arriverà poi anche insomma, una generazione che si stancherà e che cercherà il proprio linguaggio e che darà obbligherà a fare i conti con una serie di problemi continuamente rimandati. Non ho dubbi che avverrà, è sempre avvenuto. Se voi leggete quello che si scriveva, insomma lo sapete benissimo, avete una formazione storica, ma insomma quello che si scriveva alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quello che scriveva all'inizio degli anni Sessanta, anche allora aveva la sensazione che tutto fosse sostanzialmente finito e poi invece stava per cominciare. Quindi non... in questo momento sì, in questo momento la sensazione è quella dell'esaurimento ed è una sensazione sulla quale ancora una volta suggerirei di non essere provinciali, non pensiamo che il problema sia nostro, perché moltissimi dei problemi di cui l'Italia soffre, non tutti, sia ben chiaro, ma molti dei problemi di cui l'Italia soffre sono problemi di cui soffrono anche gli altri. Quindi anche per avvertire la nostra specificità non dobbiamo costruire, ecco, quella che io da alcuni anni considero come una specie di surrogato dell'identità. Io credo che l'anomalia, la normalità stia diventando il surrogato nazionale della mancanza di identità. L'Italia è anomala, ma non è
tanto anomala quanto cominciamo a dirci, quando continuiamo a dirci, anzi per cogliere le anomalie dell'Italia dobbiamo vedere anche quello che abbiamo in comune con gli altri, abbiamo tantissime cose in comune con gli altri, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista culturale, anche dal punto di vista della crisi di diverse istituzioni, compresa questa, cioè compresa l'università. C'è una crisi generale che poi prende strade diverse, prende intensità diverse, che naturalmente nasce anche o si sviluppa da condizioni di partenza molto diverse, ma insomma ci sono dei processi critici comuni che non sono specificamente italiani. C'era forse... Per questa cosa qua non può in qualche modo gravare anche in quanto alle giovani generazioni, diciamo, o un problema di crisi demografica, del fatto che l'Unione Europea ha mediamente un'età media avanzata e... Questo è un elemento importante, questo è un elemento molto importante e se volete è abbastanza curioso, ma lo si vede persino nel riorientamento dei messaggi pubblicitari, si vanno a cercare le fasce di consumatori molto diverse da quelle che si cercavano 20-30 anni fa, sia in termini di capacità di reddito, sia in termini di estensione demografica. Quindi questo è chiaramente un elemento che sta condizionando molto fortemente, però non so se sia decisivo di questo, non, su questo non lo concluderemo. Ok. Allora, grazie di nuovo a tutti. Se vorrete, siete interessati, in realtà potremmo dare un appuntamento al secondo semestre, dove faremo un laboratorio dedicato ai populismi della storia, in cui però, lo dico, mettere mani avanti, la cosa principale che tenteremo di fare è mettere un po' di ordine nella categoria del populismo, una categoria abusatissima in questo periodo, per cui l'idea è sempre quella di cercare di guardare quello che succede cercando nel passato, quindi darci dei criteri un po' validi scientificamente per capire se cosa si può chiamare populismo, cosa no, che caratteristiche ha avuto. Insomma, se vi interessa, da febbraio 2015 poi trovate tutto sul sito. Grazie a voi e grazie mille al professor. Grazie a voi.